Lo cibo, mi libri all'autopromozione e sono felicissima di e onorata di presentare il suo libro, Grazie, Arianna. Autopromozione in cucina. Oltre nei prossimi anni. sì. Lo slogan è resistere non può. Anche Lisa, cofondatrice di normale è a normale. tratti. Normale sia in città che in campagna. Se molto per certi versi chi vive in campagna magari è già più predisposto a fare certi tipi di scelte perché ma tutti voi, ok, quindi ho degli chef praticamente oggi. Bene, Arianna, in quanto unica imbranata, oggi mi farai d'assistente, perché vogliamo Benvenuti. dimostrare che autoproduzione in cucina, ti chiamerò per la seconda ricetta, dimostrarvi che intanto io non sono una chef, nasco come scienziata ambientale, mi occupo di ambiente, ma nato in una poi le passioni si possono diventare diversi professionisti, ma non nasco sicuramente come chef, non ho un ristorante, ma andare in quindi anche l'idea, ma magari cercare di mangiare un po' più sano e cercare di mangiare la gente, so di che cosa stiamo adesso, che se io so che cosa c'è dentro, ad esempio, a una zuppa istantanea, come può essere questa, fatta in casa, o dentro a un pacchetto di crepe. Che la gente che sì, magari riescono a non mangiarli, non metterli in tavola. Un'altra motivazione, che di sicuro è una motivazione forte in questi anni, è il risparmio, un obbligo, una necessità, dover risparmiare. E questo ha fatto sì che quindi non solo nella mia testa, ma in tante, probabilmente tanti di voi, magari
come ad esempio il dado granulare, che per me è, proprio, è un must, e dopo vedremo qualche chiave. È un termine basso da cui si passa e si diventa però, mi veniva la parola, per un giorno anche, come fa, si chiamano quelli che fa le caramelle? I caramellai. Caramellai. Pasticcere sarebbe oltre. Sì, no, pasticcere già mi mette in, mi incute timore. Pasticcere. Di questo sono che mangiamo tutti i giorni e che quindi è ancora più importante. Magari cose che per mangiarle fatte da noi hanno tutto un altro sapore. Per esempio, le caramelle alla menta. Sì, io ho provato a farle, ad esempio, con la menta del balcone, che tra l'altro è un balcone purtroppo grande così, riesco a fare poco, un po' di verdure e sicuramente le erbe aromatiche. Fare lo sciroppo con la menta e poi usarla per fare delle proprie caramelle e offrire agli amici. Possono dirci, non mi piace. Che non posso dirti che non mi piace, insomma, ha sicuramente tutto un altro gusto. Oggi vi farò quindi tutte, stiamo qui fino alle 10 di stasera, però insomma spero che ne valga la pena e che rimarrete in tanti. Quante ricette ci sono lì dentro? 100. No, ho dovuto fare una selezione e ho deciso di partire dal dulcis in fundo, quindi dal dolce, dalle caramelle. Quindi la cosa, se volete, più giocosa, più divertente, però si tratta di preparazioni semplici. Quindi la mia assistente qui presente, Arianna, adesso mi aiuterà a preparare le galatine. Cioè, le galatine in realtà è perché è il nome del prodotto. Non con copyright gli ingredienti. Dimmi la cosa che mangiamo ogni tanto. Invece di piccola meringa, la galatina, perché contiene albumi d'uova, zucchero a velo e latte condensato. Mi sono portata magari qualche uovo. Mi sento un po' come Martina. Ecco, magari Martina c'è dopo. Dopo, arriva dopo. Cerchiamo magari se usa i rossi d'uovo, così lo specchiamo. Cosa dici? Il tema degli sprechi, forse lo sapete, insomma, è un tema che mi è molto caro. E quando faccio gli show cooking sono sempre molto attenta a cercare di poi effettivamente di non usare tutto, quindi quello che non useremo, state tranquille che non lo buttiamo via, piuttosto ce lo portiamo a casa e lo mangiamo domani. Ottimo lavoro. Allora però... Uno ne serve. No, due. Ma l'albume me lo potevi mettere direttamente qua, perché noi useremo solo gli albumi. Ok. I rossi d'uovo ci possiamo fare, per esempio, Arianna, con un rosso d'uovo. Una mantovana, un rosso di crema. Io ci farei una porzione di pasta di sfoglia, tagliatelle. Non cucino mai, eh. Si vede. Cosa? Ho provato anche con altri gemme, lo zucchero di canna lo possiamo usare, però se lo frulliamo veramente molto molto fine, quindi se avete un frullatore di quelli super potenti, si riesce ad avere uno zucchero a velo fine anche con lo zucchero di canna, magari va lavorato un po' di più perché si sciolga bene con l'albume. Questa ricetta quindi di fatto non richiede altro che montare gli albumi con lo zucchero a velo, quando è montato, ma montato diciamo deve essere spumoso, ma non la neve ben ferma, aggiungiamo il latte condensato, e poi lo dobbiamo fare essiccare, quindi lo stenderemo in una placca da forno e faremo essiccare. Ovviamente io ho portato quello essiccato perché richiede diverse ore. Allora, pesiamo. Mi prendi un cucchiaio, cara assistente? Quindi dobbiamo mettere 80 grammi. Diciamo, di base
cerco di usare pochi zuccheri e magari zuccheri integrali, zuccheri che abbiano un buon contenuto di minerali, questo anche i miei. Vi dico, è talmente altamente quello che non ha sostituito. Un altro po' di zucchero, riappoggia, quindi eravamo a 15, e Galatina è assolutamente un po' riprogramma, e di questo ringrazio Rosa per avermi insegnato a fare le galatine per tutta la mia domani vita. Le prepari per tutta la famiglia. No, quindi dicevamo la lessicazione. Come essiccare? Si può comprare un essiccatore domestico, ce ne sono di grandi così o più, oppure più ingombranti, dipende quanto essiccate o quanto essiccherete. Sono strumenti elettrici e hanno un consumo molto basso generalmente, perché sono proprio pensati per essiccare. Considerate quindi a 40 gradi. Un po' comina, ecco, come tenere una lampadina a un forno magari vecchissimo, ma un forno più o meno moderno, quindi dove potete impostare anche magari una temperatura inferiore ai 60 gradi. Direi proprio limite 70 gradi per essiccare, anche se vi siete persi un po' di vitamine. L'ideale sarebbe 40 gradi, questo proprio. In piena estate, per chi vive nel sud Italia, si può usare il sole. Qua da noi, soprattutto dopo quest'estate che abbiamo avuto, direi che chi voleva essiccare il sole rinunciato, oppure d'inverno i termosifoni erano per design da parete, si prestano un po' meno. Io ci ho provato con insomma, non è che dire che guardate, questa è la consistenza che deve avere. Diciamo 2 cucchiai di questo in polvere e 1 cucchiaio e mezzo circa corrisponde a circa 1 cucchiaio e mezzo di quello in pasta. Io lo trovo abbastanza, insomma, abbastanza facilmente. Di solito sono nelle confezioni un po' più grandi e che quindi vi consiglio di tenere in un contenitore ben ermetico o eventualmente sottovuoto se l'avete. Un cucchiaio, no, un cucchiaino. Ecco. Il sottovuoto è l'altra tecnica che uso tanto perché togliendo l'aria, anche qui abbiamo di.
di allungare tantissimo la vita di un prodotto sottovuoto dura anche il quadruplo, e conservare un bene o un alimento vuol dire anche sprecarlo meno, perché dura di più, ovviamente ci dà più chance di poterlo usare prima che la tomba del... Secondo te è, allora, la dispensa, la tavola o il dopo tavola? Per me è la dispensa. Bravissima, grandissima questa, direi promossa. Infatti mi dimentico sempre tutto in dispensa, è questo bellissimo. Diciamo che è un problema abbastanza diffuso, soprattutto per chi ha la sindrome, come la sottoscritta, dell'accumulare. Sì. Cioè che sei talmente innamorata del cibo che tutto quello che vedi, ah oh, sì, sì, lo vorresti. No, devi farti un po', come dire, devi costringerti a quel punto a organizzarti per poter usare le cose, sfruttarle prima di essere dimenticate completamente. Infatti una cosa molto interessante del libro Autoproduzione in cucina è il concetto di tempo. Noi non abbiamo tempo per fare nulla, ma stiamo sempre più attenti al buon cibo che richiede tempo. Sì. Richiede tempo per la scelta delle materie prime, richiede il tempo per la preparazione e poi ovviamente ci compensa del tempo utilizzato. Assolutamente, infatti come dicevamo prima è di sicuro un piccolo investimento che si fa, la classica cosa quindi che tutti poi ribattono quando si parla di autoproduzione è: ma dove lo trovo il tempo? Di sicuro è l'unico costo vero che si ha, perché tanti prodotti hanno effettivamente un risparmio rispetto a quelli comprati al supermercato. Per quanto possa sembrare strano, in realtà è così. E quei pochi casi in cui costa di più un prodotto autoprodotto del supermercato è perché gli ingredienti del supermercato sono veramente del supermercato, insomma, dell'analogo industriale, sono veramente un po', insomma, di scarsissima qualità. Quanto risparmiamo autoproducendo? Beh, è un po' difficile da quantificare, più che altro perché dipende dall'alimentazione di ognuno, nel senso che ci sono dei prodotti, tanti prodotti che hanno risparmio anche del 50-80%, e dipende da quello che uno mangia. Per esempio, per un vegetariano, imparare a fare in casa tutti i secondi vegetali. Quindi parliamo di seitan, tempeh. Poi ci sono anche tutti il kebab vegetale, le cotolette di soia, tutti questi prodotti qua, permettono veramente di risparmiare tanto sulla spesa. Chi invece magari mangia principalmente la carne, pesce, poche verdure, poco altro, magari è più difficile autoprodurre e quindi avere un risparmio significativo. Dipende un po' dall'alimentazione. Nel mio caso, devo dire, insomma, in media almeno un 20% ce l'ho per l'autoproduzione. Ovviamente non tutto quello che mangio è autoprodotto, ma ci sono alcuni alimenti di cui sono innamorata, che mi piace e che mi dà particolare soddisfazione. Però mi sono divertita molto, insomma, poi a provare, a seconda insomma anche del tempo, di quello che voglio cucinare, e soprattutto degli ingredienti, perché a volte sono anche gli ingredienti che ti ispirano. Ad esempio, magari fate un giro fuori Mantova, trovate un produttore, ci sono i produttori di mele qua? No. Ok, di pere. Di pere, un produttore di pere fantastico, vi innamorate di queste pere, magari dite, perché magari non provo a farmi i succhi di frutta da usare tutto l'anno, o l'aceto di pere? Dopo vedremo come fare l'aceto con la mela e con lo scarto della mela e con anche altri frutti. A volte è proprio l'ingrediente che ci ispira le ricette, che ci fa venire voglia di provare. Scusa, io ti interrompo perché sono molto curiosa di sapere anche come hai fatto a selezionare e a trovare un centinaio di ricette legate all'autoproduzione. Allora, sono andata in giro per vari supermercati col carrello e guardavo quello che faceva la gente, quello che metteva nel carrello. Gli alimenti che erano più gettonati, quindi presenti in più carrelli, ho pensato di focalizzarmi su quello. E naturalmente cosa ho trovato nei carrelli? Quasi tutti i prodotti surgelati pronti all'uso e tantissimi prodotti in busta, che è stato molto molto divertente tra l'altro riprodurre, e appunto oggi ho portato le zuppe in busta, il capitolo si chiama Basta aggiungere acqua, perché il concetto è quello, quindi che si versano nella pentola, si aggiunge l'acqua, si mescola e i cibi sono pronti. Però il gusto, vi assicuro, è enormemente diverso se parti da asparagi veri, come ho fatto io, piuttosto che magari un prodotto che magari... Io le trovo un po' simili, tutte simili le zuppe in busta. Le ho assaggiate per dovere scientifico, ovviamente. Lo stesso retrogusto. Cioè, sono migliorate un po' tutte, ma perché per me non... Sì, un po' c'è il glutammato che copre tutto, oppure mi ha lasciato a bocca aperta la quantità di additivi che ci sono nel dado. Dai coloranti, colorante ammonio, se non sbaglio,
Veramente un elenco di cose quando questo, che dopo vedremo tra poco, è fatto di verdure e sale e basta, e dura un anno. Quindi dici, boh. Quanto si fa a farlo? Si fa a farlo, diciamo, proprio come preparazione, un quarto d'ora. E poi però deve essiccare 6-7 ore. Però diciamo che in una giornata avete lavorato 10 minuti, quando è pronto poi vi dura un anno ed è veramente facile. Ma neanche strumenti per l'autoproduzione, visto che tu nel tuo libro fai un elenco molto dettagliato di tutti gli strumenti che servono per autoprodurre. Se io mi dovessi fare un regalo, il primo strumento necessario per fare autoproduzione è? Beh, per fare, in realtà, non hai bisogno veramente per forza di qualcosa. Di sicuro un buon tritatutto è la base, e io conosco persone che non ce l'hanno e che vivono e dico, come fai? Vabbè, c'è anche chi riesce a vivere senza un frullatore, un tritatutto, quella è proprio la base. A me piace molto, ad esempio, giocare anche con la centrifuga, perché la centrifuga la usiamo per fare i succhi di frutta, ma in realtà è fantastica anche per usare tutte le parti di scarto delle verdure, della frutta, per separarle. Per farvi un esempio, da una mela, se io la centrifugo, ci posso fare il succo, le chips, i biscotti con lo scarto del centrifugato, e magari anche qua, e l'aceto. E l'aceto di mela che dopo vediamo. Da una mela, se la centrifugo. Perché uso e valorizzo sia il succo che tutta la parte di scarto. Posso anche tenere da parte i torsoli e centrifugarli a parte. E la stessa cosa vale anche per tutti gli altri scarti degli ortaggi, tutte le bucce, le gambe, le foglie, che magari non ho voglia di cucinare, li posso centrifugare. E ho comunque una crema di verdure pronta all'uso, che poi posso usare anche in un secondo momento. Ed è un modo molto veloce per separare polpa e fibra. Certo. Per esempio all'inizio, quando ho cominciato ecocucino, ho cominciato dai carciofi, che è la cosa più difficile, cioè usare le foglie esterne del carciofo, e quando ho cominciato, cioè, avevo il passaverdura. Poi quando ho realizzato, ma la centrifuga è fantastica, perché non provarla anche con le verdure? In realtà in pochi minuti la centrifuga mi separa polpa e fibra, e il carciofo, la parte esterna del carciofo di fibra ne ha veramente tanta, e questa crema, quindi in pochi minuti, ho una crema al carciofo che posso usare sia crudo oppure farla restringere. E a quel punto, cioè, immaginate i milioni di piatti che posso realizzare con una crema di carciofo. Beh, posso dire che ci hai fatto un libro, perché tutta la storia di Lisa parte da un carciofo. Sì, assolutamente. Non può dirlo, ma guardando un carciofo si è resa conto che era troppo lo scarto. Ascolta, lo vuoi vedere il forno magico? Presente quello da bambine? Sì. Il forno magico si inforna la cosa cruda ed esce cotta. Perché abbiamo le galatine. Abbiamo le galatine, quindi adesso le tagliamo. Allora, devono risultare quindi ben dure, croccanti. La carta da forno si deve staccare bene. Finché non si stacca, vuol dire che ancora ne hanno bisogno. A 40 gradi, una quantità come questa, sono circa necessarie, direi, circa 6 ore. E a temperature più alte, meno. La galatina, non c'è quel problema, diciamo, che dicevamo, delle vitamine, quindi è sicuramente un prodotto meno delicato. Però, se... al massimo direi, ecco, non superare i 70 gradi, che per il si cambia molto. Io taglio le galatine, chiamo la mia assistente numero 2. Ti cedo il posto, guarda. Venga. Allora, la pentolina che mi avevate promesso è qua? No, dietro di te. Ah, dietro di me. Ok. Il sesamo. Il sesamo. Che non l'avevamo tirato fuori. È già pronto. Ah, benissimo. Ok. Allora, la seconda ricetta, quindi un dolcetto, anche questo facilissimo da fare, che va bene sia per la merenda che per anche come caramella, sono le barrette al sesamo. Per fare le barrette ci servono 200 grammi di sesamo, ok, che abbiamo qua, 100 grammi di miele e 100 grammi di zucchero di canna. Qui in questo caso usiamo degli zuccheri un pochino più complessi, quindi che danno anche un gusto particolare alle barrette. Ed è anche questa estremamente facile. Allora, pesiamo i 200 grammi di sesamo. Sono già pesati, Elisabetta? Sono già pesati. Ah, benissimo. Allora, puoi versarli direttamente nella padella. Cosa facciamo? Tostiamo il sesamo, quindi a fuoco basso, in modo che non si bruci, mescolando tanto in tanto. Poi lo mettiamo da parte e andiamo a sciogliere insieme il miele e lo zucchero di canna. Riaggiungiamo il sesamo
diciamo, qualche minuto, e poi in questo caso non serve l'essiccatore, ma bisogna raffreddare il frigorifero. Allora, accendiamo. Questa è forse la cosa più difficile da fare. No, no. L'accensione. Non riesco io, frigorifero. Belli questi fornelli. Ok, ti do un cucchiaio così ogni tanto mescoli il sesamo, io intanto taglio le galatine. Tu cosa fai? L'alberghiero. Ah, beh, vedi? Quindi solo temporaneamente ti consideri negata. Hai un futuro. Sei il primo anno, bene. E cosa vorrai fare? Cucina. Ah, vuoi fare cucina. E sei di Mantova. È la prima di una lunga serie di volte sul palco, quindi. Avete delle domande? Qualche curiosità su galatine, barrette energetiche, altri dolci che vorreste? Prego. Io avevo una domanda sul gelato. Sì? Farlo anche senza sale o serve proprio per conservare il gelato? Beh, se... Allora, il sale è, diciamo che è l'unico conservante che usiamo. In realtà no, nel dado c'è solo verdure e sale. Ah beh, ok, no, sì, in generale in questa ricetta, quindi la ricetta del dado, è l'unico vero conservante che abbiamo. E, se togliamo il sale, togliamo anche proprio la tipica sapidità del dado. Dopodiché, se uno vuol fare una polvere vegetale senza sale, la puoi assolutamente fare, diciamo che dura meno. Quando essicchiamo delle verdure... Intanto dobbiamo essere ben certi che abbiano perso completamente l'umidità. L'ideale a quel punto ti consiglierei forse di conservarla sotto vuoto per poter averla insomma, almeno per un anno, altrimenti dovresti farla molto spesso. E quello che hai visto che si deve conservare sotto vuoto? Sì. I sacchetti tutte le volte si toglie e non funziona, perché se si apre il sacchetto giustamente sotto vuoto... Tutte le volte che tu devi usarlo si taglia una striscia, usi e poi lo risigilli, rimetti di nuovo sotto vuoto. Sono anche a riciclare, nel senso che quando magari finisci di usarlo, puoi usarli per un'altra preparazione, insomma, si lavano e si riutilizzano. E, quindi sì, la risposta è che lo puoi fare, non è dado, ma è una polvere, diciamo, una polvere di, insomma, comunque puoi usare per insaporire e poi magari aggiungi il sale a parte. La quantità di sale in alternativa può essere diminuita, considerate quindi che dura meno, e che quindi magari non hai quella durata di un anno come c'è di solito. Ma che sarebbe quasi il massimo. No, adesso che dobbiamo. Sì, si sta scaldando, ci vuole qualche minuto. Come tempo, come siamo? Abbiamo ancora mezz'ora, ok, siamo a metà. No, perché volevo, in realtà appunto, volevo veramente farvi vedere miliardi di cose oggi. Beh, il mondo dell'autoproduzione è un mondo tutto da scoprire. E visto che ci sono così tante occasioni per autoprodurre, da cosa potremmo iniziare? Beh, i must da cui di solito si comincia sono il pane e lo yogurt, naturalmente. C'è un'alternativa allo yogurt molto più semplice in realtà da realizzare, che però è meno conosciuta, che è il kefir. Sì. Perché il kefir in realtà non richiede né la yogurtiera, né, quindi neanche né temperature particolari quindi per la fermentazione, ma fermenta direttamente a temperatura ambiente. L'unica differenza è che il kefir è meno conosciuto, è meno presente anche sul mercato, e per partire richiede uno starter oppure proprio granuli vivi. Sì. Di fatto si tratta sono dei granuli vivi che nutriamo con il latte, loro digeriscono il lattosio e quando è pronto ha una leggermente frizzante e anche un gusto leggermente acidulo ed è un po' più liquido dello yogurt normale. Abbiamo tra il pubblico una che so che l'ha provato, lei, proprio con i miei granuli. Come si è trovata? Perché tra l'altro il kefir pare che abbia veramente tantissimi benefici, perché a differenza dello yogurt, diciamo che ha un mix di fermenti, il kefir ha un'ampia, più ampia varietà e in più contiene anche lieviti. E quindi ha veramente una funzione molto importante anche nel fortificare il sistema immunitario, sull'intestino.
E il kefir si può fare anche con l'acqua. Acqua invece del lattosio daremo da mangiare ai nostri granuli, quindi che sono di fatto degli agglomerati di batteri e di lieviti, gli daremo da mangiare lo zucchero. Però possiamo usare lo zucchero di canna, miele. E che cosa otteniamo? Perché questa per me è stata una scoperta. Perché cosa otteniamo? Otteniamo? Facciamo dire a loro, vediamo chi indovina. Provate a... Cosa potremmo ottenere sostituendo l'acqua al latte? No. No? È una bibita che... Una gazzosa. Cioè possiamo farci la gazzosa in casa, senza coloranti, senza conservanti, senza... Non solo, probiotica. Probiotica. Hai provato? Sì, sì, è meno dolce. Beh, se utilizziamo acqua di montagna. Se l'acqua... O del ferro che uccide. Beh. Vediamo? Ah, benissimo. Ma guarda, io la faccio a Milano dove c'è l'acqua abbastanza calcarea. Di sicuro se avete ad esempio un'acqua molto calcarea... Ci sono la nuova generazione di carafe filtranti, per quanto non sia una grande fan di carafe, però che effettivamente riducono la quantità di metalli pesanti presenti nell'acqua e la quantità di calcio. E questo fa sì che non solo sia meglio per i granuli, ma anche per tutti gli elettrodomestici, ad esempio se avete la caffettiera, queste cose qua, quindi al limite. Cioè comunque meglio la caraffa dell'acqua in bottiglia, ecco. Lo accetto come compromesso. Sento profumo di sesamo. Sì, togliamolo dal fuoco e adesso mettiamo il sesamo in un contenitore. Me lo puoi dare tu? Ripetimi il tuo nome. Nicole. Possiamo usare questo? Scusa? Prego. Quindi mettiamo da parte il sesamo e lo lasciamo raffreddare. Mentre nella pentolina adesso facciamo sciogliere il miele e lo zucchero di canna. Possibilmente insomma a bassa a temperatura poco basso. Allora, tanto a me nel viaggio mi si sono sbriciolate tutte le calatine, ma è lo stesso. E abbassiamo la temperatura. No, no, non vogliamo i feriti che non siamo assicurate. Dobbiamo mescolare subito il miele, giusto? Lo zucchero di canna? Ok, bravissima. L'abbiamo messo basso, sì, forse anche di più. Ok, va benissimo. Allora, le caramelle di sicuro non sono appunto la cosa, come dicevamo prima, che uno porta in tavola tutti i giorni. L'ho fatto anche così per cominciare, perché uno magari associa subito l'autoproduzione a cose lunghe, difficili, complicate. Queste avete visto, insomma, le abbiamo fatte in maniera molto semplice. Adesso le barrette manca un solo passaggio e poi sono pronte. Ci sono altri prodotti che sicuramente richiedono più tempo, ma quello che piace a voi, quello che mangiate più spesso. E sono sicura che in questo libro lo troverete, quello che vi piace di più, quello che mangiate più spesso. C'è chi si innamora della panificazione. Io ho scelto di proporre una panificazione particolare, cioè fatta con lievito madre, ed è esclusivamente fatta con lievito madre. Se aveste difficoltà a fare la lievito madre mi potete scrivere. Oggi non l'ho portato, ma di solito porto anche un po' di lievito madre in giro. Immaginate che ci fosse altra gente che aveva già spacciato prima di me. Comunque insomma, la panificazione con lievito madre a mio avviso dà ancora più soddisfazione, perché si usano veramente tutti gli ingredienti fatti in casa. Il lievito madre non è altro quindi che acqua e farina che inquiniamo e che facciamo crescere, quindi che alleviamo, come avere un piccolo animale domestico. Insomma, va allevato e amato. Il manuale autoproduzione in cucina ci riporta da un lato indietro nel tempo, perché ci fa riscoprire tutta una serie di ricette, di procedure culinarie che noi, come dire, associamo alla figura delle nonne o delle mamme, ma d'altro canto ci fa scoprire un mondo totalmente nuovo, che è quello dell'autoproduzione in una dimensione moderna,
giovane, di gente che lavora, di gente che non ha tempo e che invece di perdere tempo in un supermercato decide di dedicare 2 ore del sabato pomeriggio a autoprodurre per i successivi 15 giorni. Nel libro ci sono quindi dolci, zuppe, insalate. Insalate istantanee, sì. Insalate istantanee. Come si fanno le insalate istantanee, ad esempio? In realtà, l'insalata istantanea è un concetto, insomma, molto, moderno, nel senso che si fanno essiccare le verdure che uno preferisce, e poi vengono condite al momento direttamente nel sacchettino, e quindi si mangiano come uno snack, in questo senso. Sono insalate da passeggio, ecco. E sono, alcuni sono prodotti che neanche esistono al supermercato, perché magari richiedono una certa artigianalità o perché il costo delle materie prime sarebbe troppo alto, e quindi sono prodotti che o ce li facciamo noi o non li troveremo mai così. E altri invece, insomma, diciamo che sono la versione casalinga del prodotto industriale, come può essere ad esempio appunto la, il dado o anche la zuppa pronta. C'è anche tutto il mondo dei gelati, che sono facilissimi da fare, e dove io ho cercato tra l'altro di unire l'altro mio mondo, che è il mondo un po' del recupero degli scarti. Infatti in questo libro trovate tante ricette gemelle. Cioè, se oggi ad esempio ho usato il succo della mela per fare il sidro o l'aceto, domani ti propongo di fare con tutto lo scarto del centrifugato magari dei biscotti per la colazione o le merendine alla mela da portare a scuola, insomma. Quindi c'è molta attenzione al 100% da le materie prime, nulla di dietro. Ovviamente c'è anche un po' lo studio dell'impatto ambientale, la sostenibilità, che per me è molto importante, ma cerco di far sì che sia soprattutto l'amore per il cibo, per il mangiare, per mangiar bene, la soddisfazione del palato a guidarmi. Adesso uniamo il sesamo, quindi abbiamo tostato il sesamo, seconda cosa abbiamo sciolto il miele con la zucchero di canna. Adesso uniamo il sesamo. Mescoliamo bene. Senza bruciarci, mi raccomando, Nicole. Benissimo. L'anno prossimo ti mettiamo nel programma. Vero, Shop Cooking di Nicole, prego. Sì? Sì, diciamo che ci sono proprio preparazioni che possiamo fare esclusivamente con la frutta. E, le trovate nel libro. Ad esempio, una variante è fare tipo nello stampo da plum cake un panettoncino di frutta secca, volendo sesamo. Un ottimo legante sono i datteri. I datteri sono molto usati anche nella cucina crudista perché sono. Creano un ottimo legante, quindi tra i vari ingredienti. Questo panettoncino lo cuociamo nel forno a temperatura più bassa possibile, poi lo affettiamo e abbiamo le barrette. Oppure possiamo fare come in questo caso, tendere il composto sulla carta da forno e poi quindi cercare di essiccarlo. Qui con il sesamo non faremo l'essiccazione, ma è sufficiente raffreddarlo bene perché diventi croccante e quindi perfetto per essere mangiato. Quindi dopo questa fase qui c'è stata la fase di raffreddamento in frigorifero, per circa 3 ore, e poi è ottimo per essere mangiato. Se lo mettiamo in freezer diventa proprio un croccante, magari da mettere anche in mezzo al gelato, come se fosse quasi una cialda. Quando è ancora morbido gli si può anche dare delle forme. Potete ad esempio modellarlo attorno ai coni di metallo, e quindi a quel punto vi fate il cono al sesamo in cui servire il gelato, insomma, una cosa così. E chic. Quanto dura? A mangiarlo? Per mangiarlo poco. A casa mia molto poco. Allora, l'ideale ovviamente è che non prenda umidità, perché altrimenti è la fine, e anche troppo caldo. Ad esempio, con le temperature, insomma, intorno ai 30 gradi, a temperatura ambiente, tende un pochino a perdere la croccantezza, quindi quando è così caldo l'ideale è conservarlo in frigorifero, però ben chiuso, perché anche il frigo può rilasciare, insomma, una certa umidità, e quindi in frigorifero chiuso in un contenitore. D'inverno, insomma, lo tenete chiuso in un contenitore ermetico, può anche essere un vasetto, e magari
separate le varie barrette con un foglio di carta da forno, in modo che non tendino ad appiccicarsi. Ovviamente quell'effetto così industriale, proprio da barretta secca, no. Si sente il miele, si sente lo zucchero di canna, è leggermente più morbido, però è assolutamente, insomma, piacevole. È qualcosa, insomma, di leggermente diverso, non ci abbiamo messo nient'altro se non questi tre ingredienti. Bene, adesso lo stendiamo sulla carta da forno. Non ci possiamo appoggiare lì, però magari ti porto qua il tagliere, così per far vedere. Me lo metti in questa metà, lo versi, poi ci andiamo sopra con l'altra metà della carta da forno, si può usare un matterello per stenderlo bene. Ok. Continui tu, eh. Quindi, se non sappiamo cosa fare, sì. Se questo, abbiamo, ecco, dei figli che non sanno come passare il loro pomeriggio, mettiamo, oppure i nostri figli vogliono la merenda, ma gliela vogliamo far sudare, gli facciamo fare a loro le barrette. Quindi poi aspettano che si raffreddino bene, se le mettiamo in freezer ovviamente sono necessarie meno di 3 ore, ma 40 minuti. Adesso lo pieghiamo sopra. Questo qui. Se lo recuperiamo, aspetta, ok. E dovremmo usare un matterello in modo da creare un unico strato omogeneo e che poi, insomma, sarà anche più facile da tagliare, più bello da servire. E poi la scelta se fare la barretta insomma, più alta, più bassa, piuttosto che micro caramelle o barrette più grandi, dipende da noi. Ce l'abbiamo il matterello? Guardiamo nella cassetta degli attrezzi. Comunque, poi quello lo mettiamo in frigo, ma questo è è il risultato finale. Quindi a questo punto, come dicevamo, non dobbiamo fare altro che tagliarlo, si taglia e si gusta. E insomma, sicuramente qui abbiamo risparmiato un bel po' rispetto a quello che si compra già pronto. E passiamo velocemente al... Lisa voleva realizzare 10 ricette, ma ce la faremo in 50 minuti? Sì. Cosa scegliamo? No, parliamo degli aceti, che mi piacevano molto. Perché Lisa propone l'aceto di mele, l'aceto di vino, ma propone una cosa secondo me esilarante, che è l'aceto realizzato con queste. Sì, perché in realtà ho cominciato a fare l'aceto con la mela. Perché? Perché sono una grande utilizzatrice dell'aceto di mela, si usa tantissimo, anche chi di voi magari è un po' appassionato di cucina naturale, anche di detersione naturale. L'aceto di mela si usa ovunque, anche per pulire la casa, si può usare per farsi il dentifricio fino a detersivo per la lavastoviglie, e in più è un aceto che è anche rimineralizzante, che aiuta quando si hanno problemi di stomaco, fa proprio bene, ha tantissimi benefici. E in commercio gli aceti sembrano un po' tutti uguali, hanno sempre un po' lo stesso sapore, mentre di mele ne abbiamo milioni. E quindi mi sono detta, ma l'aceto di mele, ma non è possibile averne uno per ogni tipo di mela? Cioè, è un mondo in realtà che non è ancora stato esplorato. Questo ci fa riflettere sul tuo passato da food blog. Il passato in realtà è assolutamente attualità. Sì. Perché Lisa ha un blog che si chiama Epicucina. Sì. Dove troverete tutti i suoi esperimenti. Dall'inizio. Dall'inizio. Da 2009 praticamente, anche se ho cominciato sicuramente molto prima. Sì, sì, il tema poi del recupero degli scarti è un tema che mi sta molto a cuore. Come dicevo, tutto è cominciato un po' per amore per il cibo e quindi ho cominciato a fare l'aceto di mele e ho cominciato a farlo quindi usando il succo della mela. Proprio mi sono accorta che cambiando mela cambiava tantissimo il gusto, e non ce l'ho perché l'ho appena finito, quello di mela verde, che però è meraviglioso, che vi consiglio di provare. Quindi con ogni mela che usate avrete un diverso aceto. Come si fa a fare l'aceto di mele? Allora, visto il tempo lo farei a voce, perché se mi metto a centrifugare le mele mi sa che... Voi centrifugate le mele, potete centrifugarle anche intere, quindi l'unica cosa da scartare è il picciolo, la tagliate a pezzi e lasciate il torsolo e tutto. La centrifugate, mettete il succo della mela in un contenitore, vediamo... Tu hai preso... Ah sì, avevo questo qua, dopo lo usiamo anche per l'ananas. Mettete il succo in un contenitore, lo coprite con una garza. Questo non me lo sposti.
lo coprite con una garza, lo fissate con un elastico e lo mettete al buio, possibilmente insomma al fresco, può essere un sottocantina o una dispensa, e ve lo dimenticate per un mese. Dopo un mese sarà inequivocabile che è diventato aceto, perché l'odore proprio è, non vi potete sbagliare, è veramente, quasi quasi con un neon lampeggiante, sono aceto, ti prego, prendimi. A quel punto potete, non occorre filtrarlo, perché è già un succo filtrato, quindi a quel punto dovete fare altro che imbottigliarlo ed è pronto per essere gustato. E questo, e vi assicuro che condire l'insalata col proprio aceto di mele ha tutto un proprio sapore. Tu lo usi, aceto di mele? Sì, per lavare il cane. Brava! Questo era un uso che non avevo contemplato, ma volete mettere a lavare il cane con l'aceto fatto da voi? Cioè... Con le mele del Trentino biologiche che vi siete andate a comprare dal produttore. Bravissima. Perché lava molto bene, insomma. Deterge ed è fantastico. Comunque vi dicevo, sono partita dalle mele e poi ho detto, ma perché... Perché non provare anche altri tipi di frutta? Peraltro, appunto, come vi dicevo, il tema del recupero, degli scarti, le bucce, da sempre sono proprio il mio pane quotidiano, e quindi mi sono cimentata, ho provato appunto con la buccia dell'ananas. Adesso vi do una piccola dimostrazione, ma quindi immaginate di avere pulito l'ananas, ve la siete gustata, tenete da parte tutte le bucce e le parti di scarto, le mettete in un contenitore dalla imboccatura larga, possibilmente, quindi deve essere un contenitore possibilmente almeno da 4-5 litri, quindi questo è solo un piccolo esempio. Quindi mettete le bucce e diciamo per ogni litro, 1,2 litri d'acqua ci vuole mezzo cucchiaio di zucchero di canna. E con una buccia come questa possiamo fare almeno 2,5 litri di aceto, e quindi metteremo di zucchero di canna. Quindi mettiamo le bucce, aggiungiamo lo zucchero di canna, copriamo con l'acqua, mescoliamo leggermente e anche in questo caso possiamo coprire, cioè copriamo e chiudiamo. Per aiutare meglio, diciamo che la mela acetifica in una maniera molto semplice, anche proprio per il contenuto di pectina, mentre gli altri frutti hanno bisogno di essere aiutati. Quindi il mio consiglio è, vi ci vorrà un po' più tempo, ovviamente, con altra frutta, ma ne vale la pena. Ogni circa... parte dopo il primo mese, dovete riaprire e aggiungete altri 2 cucchiai di zucchero per ogni litro d'acqua che avete messo. E lo fate per circa 3 mesi. Dopo 3 mesi l'aceto di ananas sarà pronto, lo filtrate e lo imbottigliate. Aspettate ancora un mesetto circa prima di usarlo, perché diciamo maturando si affina un po' il gusto, diventa un po' più rotondo. Questo vale anche per gli altri aceti. In realtà non dovete aver fretta di consumarlo. È un po' come invecchiando migliorano, ma l'aceto è uno di questi, praticamente non scade, al massimo si forma la madre che poi va riutilizzata, ma il gusto insomma diventa un po' meno, come dire, aspro e intenso. Ho una domanda da fare. Prego. A proposito degli aceti, visto che tu indaghi il lato B del cibo, l'aceto di vino, sì, come lo faresti? Aceto di vino lo faccio e vi ho... Tutto bravo. Con quale madre inizieresti? Beh, la madre uno se la fa in casa. E non solo, voi avrete anche al termine della produzione dell'aceto di ananas, voi avrete la madre dell'ananas che potrete usare per tutti gli altri aceti. Non è obbligatorio, cioè se volete partire, partite lo stesso, ma se avete la madre ovviamente la certificazione è molto più svelta, va molto più spedita. E, questa madre qui l'ho ottenuta... semplicemente mettendo una bottiglia di un vino. L'ideale sarebbe che l'alcolicità non sia troppo alta, perché un vino troppo alcolico inibisce la certificazione. Quindi una certificazione inferiore ai 12 gradi, anche un bianco leggero o un rosso non troppo alcolico, si lascia, quindi anche qui garza ed elastico. Diciamo che chiedendo un po' in giro, ho chiesto un po' con tutti i nonni, mi hanno consigliato di inserire un pezzetto di pasta in mezzo al vino per accelerare la certificazione. Effettivamente, insomma, funziona. Comunque dico che ha funzionato, poi non ho fatto la prova con e senza, diciamo che ha funzionato, insomma, anche per scaramanzia. Ha funzionato. Un altro trucco, ovviamente, per accelerare la certificazione è aggiungere un goccio di aceto di vino.
cercate magari, se possibile, se non avete troppa fretta, di non farlo, più che altro per non inquinare il vostro prodotto iniziale. Anche con l'ananas, in realtà, se voi partiste con, quindi l'ananas, l'acqua, lo zucchero di canna, non dimenticatevelo, se no avete solo dell'acqua marcia, è fondamentale lo zucchero, quindi per fare fermentare, quindi per fare avviare la fermentazione. Un trucco è aggiungere un po' di aceto, ad esempio aceto di mele. E in questo modo l'acetificazione sarà più veloce, però è un po' un trucchetto, che, insomma, se non è necessario, dà molto più gusto, proprio partire dal gusto dell'ananas puro. Questo è il mio aceto di ananas, quindi ottenuto esattamente con questo procedimento. E si abbina? Allora, personalmente lo adoro. Posso farlo? Certo. Lo adoro un po' con i piatti un po' Asian style, ad esempio se faccio delle insalate... non so, per esempio con le arachidi, un po' di ispirazione thailandese, col coriandolo fresco, mi piace molto, ma è ottima anche in una normale insalata, cioè aggiunge quel tocco fruttato in più che rende il piatto, insomma, unico e speciale, quindi porti in tavola l'insalata e dici, insalata? Insalata con aceto di ananas, autoprodotto, insomma, quindi se serve per darsi un certo tono, quindi magari non ha tempo per cucinare, però dici, ho fatto aceto di ananas. Questo alla fine quanto vi serve per prepararlo? Allora, in termini di tempo... Cioè, l'abbiamo per farlo in sé saranno 5 minuti. E dopodiché, quindi, semplicemente magari mettetevi dei post-it, io me le scrivo le cose, se no, anch'io sono umana, me le dimentico. Però poi non è che richieda grande lavoro o strumenti particolarmente costosi. Può valere la pena, se diventate appassionate acetificatrici, comprarsi l'acetiera, che non è altro che un grande contenitore di vetro con un rubinetto alla base. E questo si fa più che altro magari quando si fa il vino, perché si aggiunge dall'alto il vino e si spilla dal basso l'aceto, però non è fondamentale, potete benissimo usare anche un normale contenitore di vetro, un po' più grande, perché una volta che la fate vale la pena magari farne un po' di litri, ed è anche una fantastica idea regalo, perché poi magari vi fate la vostra etichetta e può diventare carino da regalare agli amici a Natale, magari gli fate l'aceto di mele, gli fate il biscottino di ricino. E poi, insomma, dopo aver fatto quindi questa scoperta dell'aceto di ananas, mi sono detta, ma è tutto il resto della frutta? E tutte le altre cose? E quindi mi sono data questa sfida, che insomma, mi ha dato grandi soddisfazioni, di usare lo scarto del centrifugato per fare l'aceto alla frutta. E questo è il primo risultato che ho ottenuto. Avevo fatto un centrifugato di barbabietole rosse, carote, mele e arance, quindi un mix. Ottenuto. Il succo me lo sono bevuto, lo scarto del centrifugato l'ho messo con acqua e zucchero nelle stesse dosi dell'ananas. Questa è una ricetta inedita che non ho ancora pubblicato sul blog perché la fermentazione è finita pochi giorni fa. Questo qui, prima di consumarlo, dobbiamo aspettare ancora appunto un mesetto che maturi, e peraltro diventerà anche più trasparente, sicuro è un prodotto unico. E pensate, il costo di un prodotto come questo è lo scarto del centrifugato, cioè quando voi fate la centrifuga, invece che buttare via tutta la polpa, la mettete in un contenitore con acqua e zucchero, fine. Ed è sufficiente lo scarto per un centrifugato? Varrebbe la pena avere almeno, diciamo, 400 grammi circa di scarto del centrifugato per 2,5 litri d'acqua per una tazza di zucchero. Però potete mescolare la frutta e la verdura che volete. Magari vi capita, a fine estate come adesso, o in autunno, che avete fatto magari delle scorte di frutta, di anche qualche ortaggio, e che magari hanno perso un po' di croccantezza, non sono più buone, o magari volete preservarle per tutto l'anno, volete che vi ricordi, insomma, quel profumo, quell'aroma. Questo è un modo, come dire, molto particolare, ma anche molto economico, di trasformare un ingrediente, di conservarlo. E poi non dimenticate che tutti i prodotti fermentati hanno tantissimi benefici, proprio fortificano il sistema immunitario. Pare che sia il segreto della longevità di un sacco di popoli, proprio l'utilizzo di tanti prodotti fermentati. E noi consigliamo di berlo alla mattina di digiuno. Assolutamente, no, l'aceto di mele è quello più consigliato di frutta, veramente tantissime proprietà, solo che se così inediti, non è che ci siano molti studi in proposito.
Ho ancora qualche minuto? Sì, se vuoi, sì. Allora, no, che cenno anche al... a casa dove vive la madre con il vino. La madre usata per fare l'aceto alla frutta che stava girando. Hanno fatto l'aceto che è proprio semplice. Si tratta di destinare alcuni contenitori a questa operazione che poi diventa veramente un automatismo. Adesso è anche la stagione, tra l'altro, dei funghi, questi sono bellissimi. E spesso sono una serie magari di scartarne alcune parti, le parti finali del gambo, ci sono alcuni funghi tipo il boleto dove si scartano la parte sotto del cappello, che può essere la spugna o in altri casi in altri funghi le lamelle. Quando puliamo i funghi, il mio consiglio è di tenere da parte tutto quello che si scarta e potete usarlo per fare una sorta di dado al fungo. Quindi una polvere molto simile a questa, che però sa di fungo. E che quindi tutte le volte che magari si fa una minestra, un primo, secondo, ma anche non so, una scaloppina, una leggera spolverata, poi si usa come spezia. Come si fa? Allora, il procedimento è quello del dado. Quindi si tengono da parte tutti gli scarti delle verdure, in particolare per fare proprio il dado classico, quindi la base, usiamo le foglie del sedano e usiamo esclusivamente le foglie. La parte nobile la usate per quello che vi pare. Noi usiamo solo quindi quello che di solito si butta via, quindi le foglie del sedano. Poi possiamo usare della carota esclusivamente la parte più esterna, la buccia, cioè non è una vera buccia, insomma, è lo strato, quindi lo strato più esterno. Se la peliamo col pela carota, la mangiamo e usiamo le bucce. E poi l'altro ingrediente è la buccia della cipolla, esclusivamente la buccia. La buccia della cipolla è quella anche che dà il colore al dado. Quindi nel caso della cipolla dorata, dà proprio quel bel colore ramato, ambrato. La cipolla rossa darà ovviamente un colore particolare. Non solo danno il colore, ma danno anche l'aroma. Un trucco, ad esempio, per dare un leggero gusto, il profumo della cipolla e dell'aglio a un piatto, ma senza metterlo veramente, quindi renderlo più leggero, appena appena percettibile, è metterlo nell'acqua di cottura. Se ad esempio fate lo spaghetti aglio e olio, in famiglia tutti odiano l'aglio, mettete la buccia dell'aglio nell'acqua di cottura degli spaghetti e la lasciate in infusione una decina di minuti prima di mettere gli spaghetti. In questo modo ci sarà il profumo dell'aglio, ma senza che ci sia effettivamente l'aglio nel piatto. Questo perché in realtà le bucce, che sono denigrate da sempre, hanno tantissimi utilizzi, moltissime proprietà, sono coloranti che più naturali non si può, e imparare a valorizzarli non è soltanto un modo per risparmiare o per ridurre gli sprechi, ma è proprio come scoprire un nuovo ingrediente. L'approccio che io ho sempre avuto verso queste parti, in questi anni, è stato: è un ingrediente, non l'ho mai usato, nessuno mi ha mai insegnato come usarlo, perché no? Perché magari ci si può fare qualcosa. E questo mi ha portato a delle scoperte per me, insomma, che sono state di grandissima soddisfazione. E peraltro, insomma, imparare a usare tutte le parti di scarto ti permette anche di portare in tavola pranzi e cene spendendo veramente pochissimo, meglio non dirlo ai propri ospiti che le hai messe a tavola magari con meno di 10 euro cucinando queste parti. Quindi dicevamo le bucce di cipolla, foglie di sedano e la buccia della carota. Le pesiamo metà di sale, quindi per ogni mezzo chilo, per esempio, di verdura ci vogliono 250 grammi di sale grosso, e facciamo stufare il tutto in pentola, in una pentolina. Facciamo stufare fino a quando sarà evaporata completamente l'acqua di cottura. Poi lo stendiamo, forse una fase intermedia qua. Il tagliere dove è finito? Qua sotto, per far vedere come viene. Questo è quello che, insomma, che si ottiene dopo aver fatto l'essiccazione, praticamente. Poi lo frulliamo e quello che otteniamo è la polvere, quindi il dado pronto all'uso. Questa è la base, quindi la base sono nota. A questa base, che dà quel tipico gusto, insomma, di dado vegetale, potete aggiungere qualunque altra cosa. Senti il profumo del dado? Esatto. Farò girare. Si aggiunge, ad esempio, appunto, lo scarto dei funghi che lo nobilita enormemente e che rende veramente, dà quel tocco in più ai piatti, ma a un costo assolutamente bassissimo.
possiamo metterci anche qualche buccia di pomodoro, anche foglia di carota. Come sono portate le bucce di pomodoro? Questo ad esempio è un esempio di... sono le bucce dei pomodori, quando fate in casa magari pelati una salsa, le fate seccare, meglio se le seccatore in forno, e poi si conservano, insomma, diciamo, un anno, anche se dopo circa 6 mesi cominciano a perdere croccantezza e gusto. Queste sono molto belle come elemento decorativo sui piatti, oppure se le polverizzate ottenete una, come se fosse una spezia da aggiungere ai piatti, quindi che dà comunque un gusto di pomodoro molto delicato, oltre che insomma, essere un bellissimo elemento come coreografico del piatto. Questi sono due esempi di verdure essiccate, questa tagliata a julienne, queste invece lasciate più intere, ci sono le parti verdi del cipollotto, del porro, in realtà sono tutti scarti di verdure che tagliati bene ed essiccati, che diventano zuppe istantanee. Cioè, ad esempio, volete fare uno stufato, volete fare un minestrone, e magari avete il frigo vuoto, però magari nella dispensa avete questo sacchettino che avete fatto 6 mesi prima, lo mettete nell'acqua con il brodo, e si reidratano, ritornano ad essere morbide, hanno ancora le vitamine, quindi se non le bollite troppo in acqua, e diventano una zuppa. In realtà è un modo anche per avere a portata di mano, un salvacena che non sono altro che verdure. E come dicevamo, insomma, qui nel dado c'è il sale, che funziona molto da conservante, in questo caso cerchiamo di usarle un po' più velocemente, oppure al limite insomma, conservare in frigo. Ecco, vediamo adesso chi indovina tra le mie due assistenti che cos'è questo. Questi sono germogli. Germogli, Arianna e Nicole? Cos'è? Non lo sai, va bene. Vi arrendete? Lei ha detto germogli in realtà. No, sono bucce di melanzana. Sì. Questa no, è un'altra preparazione di recupero degli scarti. Non so se vi capita mai di provare a fare la crema di melanzane, che è un piatto che si fa molto in Grecia, in Turchia, Medio Orientale, dove potete sbucciare la melanzana, la avvolgete nell'alluminio e la fate cuocere in forno. Poi con la melanzana ci fate una crema buonissima. Con la buccia, quindi tagliata in questo modo, essiccata, diventa un bellissimo elemento insomma, decorativo. Insomma, è anche buona, sa di melanzana, e poi insomma, bello come colore, anche no, originale. E anche questo ovviamente è un recupero di uno scarto. Ora, non cambiamo il mondo recuperando le bucce delle melanzane, ma secondo me quel piccolo tocco in più al piatto può valere la pena di provare. Quindi autoproduzione significa organizzazione, sì, e sostenibilità. E risparmio. Io ringrazio Lisa per questa bellissima performance. Grazie. Grazie a Nicole anche. Grazie a Arianna. Hanno resistito fino alla fine. E oltre, secondo me, avessimo tempo andremo. Grazie a tutti, è sempre un piacere venire a Mantova. Per informazioni di servizio, dopo la presentazione, Lisa vi aspetta nella saletta qua a fianco per gli autografi ed eventualmente per altri romanzi. Sì. Okay. E Lia sa già tutto per l'acquisto dei libri. Io ringrazio Lisa per essere venuta a Fuggiare, wow, con un kit. Grazie. Per la preparazione di conserve. Bellissimo, è proprio il momento giusto. Questo grazie. È un kit del Centro Casalinghi dal Toscano che ha lanciato in occasione del Festival Letteratura e un altro prodotti del Consorzio Atelier Virginia. Grazie, che bello, fantastico. Ottimo. Grazie a tutti. Vi aspettiamo alle 19 per l'evento dedicato a Martina Liberani e la presentazione del libro Manuale di Cucina Sentimentale. A dopo. Bene. Allora io mi sposto di là. Grazie.